Montalbano e Licona è un incantevole villaggio, situato tra il Parco dei Nebrodi e i Monti Peloritani, con una popolazione di circa 2.000 persone. È stato insignito del titolo di uno dei borghi italiani più belli nel 2015. Dominato da un'antica collina, il simbolo della città è l'imponente castello. Il borgo offre viste panoramiche mozzafiato su montagne, prati e boschi, immerso in un'atmosfera medievale. Il castello di Montalbano e Licona. Il maestoso castello di Montalbano, costruito intorno al 1300, domina il villaggio dal centro di una collina. Aveva scopi difensivo-militari e ha ospitato sovrani normanni, aragonesi e spagnoli nel corso dei secoli. All'interno del castello di Montalbano ci sono due sale museali, una dedicata alle armi e l'altra alla musica. La precisione nelle armature e la collezione di antichi strumenti musicali consentono di esplorare la storia delle persone che hanno vissuto nel castello. Il Museo Storico Fotografico Eugenio Belfiore è un'attrazione rilevante che offre uno sguardo sulla storia del villaggio attraverso fotografie, catturando la vita quotidiana, i paesaggi e le tradizioni. In sintesi, Montalbano e Licona è un luogo affascinante che unisce storia, bellezze naturali e tradizioni in un unico scenario incantevole. I misteriosi megaliti dell'Argimusco. L'Argimusco è un luogo affascinante e misterioso con enormi rocce dalle forme umane e animali. Si crede che sia stato un centro astronomico primitivo, dove antichi rituali e l'osservazione del cielo hanno portato alla scoperta del ciclo delle stagioni, delle costellazioni e di un rudimentale calendario. Duomo. La principale chiesa del villaggio, la Basilica di Santa Maria Assunta e San Nicolò Vescovo, dedicata al patrono locale San Nicola, è un'opera d'arte con un quadro dell'Ultima Cena. Tholos. Le vie del villaggio presentano edifici circolari chiamati tholos, rifugi per pastori con una sola stanza sormontata da una cupola. Questi edifici risalgono a tempi antichi e sono parte della storia del luogo. Insabbiata. Durante l'evento religioso del Corpus Domini, si svolge una processione speciale nel centro del paese, con strade decorate da disegni di sabbia colorata. Qui in basso, in descrizione troverete informazioni utili e dei link per prenotare hotel o bed and breakfast. Se avete dei dubbi o delle domande, scrivete nei commenti in basso e vi risponderemo al più presto. Aiutateci a crescere mettendo un mi piace e iscrivendovi al nostro canale. Grazie e ci vediamo al prossimo video.